una parte di Polifemo dedicata ad uno degli eventi previsti dal cartellone natalizio appunto di Leporano. L'evento in questione è rappresentato dai cori natalizi realizzati dalle parrocchie di alcuni comuni della provincia ionica. Parliamo della borgata di Talzano, ma anche di Leporano, Grottaglie e Faggiano. Cercheremo di interloquire con i vari direttori di questi cori per capire, per comprendere gli aspetti tecnici, ma è un'occasione per vivere insieme il Natale. E la musica, i cori in particolare, rappresentano il veicolo, il mezzo ideale per ingentilire i cuori e per avvicinarci in maniera davvero forte e sensibile alla nascita del Bambin Gesù. L'amministrazione comunale di Leporano ha organizzato una serie di eventi riguardanti il Natale, come a dire la destagionalizzazione, perché cultura, spettacoli, tradizioni devono riguardare l'intero anno, i 365 giorni. Questa sera siamo qui presso la Sala Margherita del Castello Muscettola per la rassegna dei cori natalizi delle varie parrocchie provinciali. Un modo per sentire il Natale in modo più forte, più intenso, i cori natalizi ne sono l'emblema. Noi siamo partiti con una serie di eventi che riguardano il Natale a Leporano. Siamo già partiti da diverso tempo. Questa sera abbiamo una serata che riguarda un po' tutti i cori delle parrocchie vicino a Leporano, quindi una serata bellissima da trascorrere insieme al calduccio della Sala Margherita del Castello Leporano. È un fatto positivissimo perché comunque si aggrega, c'è un momento di aggregazione soltanto per la comunità leporanese, ma anche per coloro che vengono qui nel nostro paese. Noi siamo sempre accoglienti, accogliamo a braccio aperto tutti quanti. Quindi. Ecco, voglio proprio evidenziare il fascino delle tradizioni, questo rapporto inscindibile tra i cori natalizi e il Natale, tra i cori, la musica e il Natale. Comunque fa parte della nostra cultura, quindi non scopriamo nulla di particolare, anzi andiamo a consolidare quello che di buono abbiamo, a riscoprire qualcosa di bello, e facciamo cultura anche in questo modo a Leporano, attraverso i cori natalizi. Siamo con la dottoressa Yolanda Lotta, assessore agli spettacoli del comune di Leporano, nonché assessore alla comunicazione istituzionale. Questi cori natalizi, la presenza delle parrocchie è certamente una idea innovativa. Vediamo un po' la genesi di questa iniziativa, come è nata, come si è sviluppata. Sì, abbiamo voluto proprio considerare questa opportunità di donare al nostro territorio questa rassegna dei cori. Rassegna dei cori che prevede quattro cori della provincia ionica, e in questi quattro cori vogliamo proprio dare il via all'avvento natalizio. Sono quattro giornate di avvento, quattro domeniche di avvento, e hanno partecipato a questo, diciamo, a questo insieme di il comune di Leporano, che è il comune capofila, poi il comune di Faggiano, il comune di Grottaglie e il comune di Talzano. Più che altro che i comuni, le parrocchie, perché abbiamo proprio identificato all'interno delle parrocchie, perché sono cori parrocchiali. E niente, partiamo proprio con questa apertura, l'apertura del Natale qui a Leporano, e io colgo l'occasione per augurare a tutta la mia comunità un sereno Natale, serene feste, ma soprattutto tanta salute, perché in questo momento di congiuntura economica che ci troviamo c'è bisogno di tanta pace. Giuseppe Semeraro, organizzatore di eventi, parliamo della serata dedicata ai cori natalizi, un fascino che ci fa sentire più buoni, perché queste note fanno parte della nostra tradizione e ci inteneriscono tutti, e anche questo è il senso del Natale, essere più buoni. Sì, è un piacere collaborare
con l'amministrazione comunale di Leporano, col sindaco Angelo D'Abramo, con l'assessore Girandolotta, che ha voluto inserire nella programmazione degli eventi questo esclusivo evento che è la prima rassegna delle corali parrocchiali. Già come questo per primo anno è già un successo, perché aver raccolto, oltre alla corale di Leporano che fa da padrone di casa, quella del santuario Nostra Signora di Fatima di Talsano, quella di Faggiano e quella di Grottaglie, apre in questo clima di riflessione ma anche di preghiera l'atmosfera natalizia. È certamente positivo vedere l'associazionismo al fianco delle istituzioni. Sì, e il clima anche, gli effetti della programmazione, della collaborazione, perché poi le amministrazioni comunali per tracciare un percorso culturale si devono sempre interfacciare con le associazioni e grazie a Dio Leporano è un riferimento prezioso per tutta la provincia di Taranto, per tante iniziative che fa durante l'estate, ma anche a Natale riesce a rappresentare questi eventi che arricchiscono e la fanno diventare sempre il punto di riferimento della Regione Ionica. Don Pasquale La Porta, parrocchia Nostra Signora di Fatima di Talsano, beh, la religiosità permea questi canti. Beh sì, siamo stati invitati dal sindaco di Leporano a partecipare a questa rassegna canora di canti religiosi e quindi abbiamo accettato immediatamente, perché comunque è una cosa bella confrontarsi e anche creare quella che è il clima e l'aria natalizia. È bello vedere le famiglie impegnate in questi canti, nella preparazione, perché questa sera è, come dire, il risultato finale, ma evidentemente alle spalle c'è tutto un lavoro retrostante, precedente. Eh beh, sicuramente non si arriva così qui da sprovveduti, si prepara, poi naturalmente loro canteranno qui questa sera, ma si stanno preparando per la grande veglia di Natale, quindi ci sono mesi di lavoro qui dietro. Ecco, la musica che ingentilisce i cuori, che avvicina a Dio, la musica intesa come strumento per favorire un'apertura delle nostre coscienze. E la musica è il volo dell'anima, poi possiamo dire tranquillamente, quindi la musica sicuramente ci avvicina a Dio e ci fa apprezzare le cose belle, e quando parliamo di bello, l'unico bello è Lui, Gesù Cristo. Monsignor Pasquale Morelli, lui è il parroco della parrocchia Maria Santissima Immacolata di Leporano. Ho avuto già modo di evidenziare come la musica e in particolar modo i cori rappresentino lo strumento per vivere cristianamente il Natale, rappresentano uno degli strumenti, la musica come veicolo. Certamente la tradizione cristiana ha maturato nel corso dei secoli delle esperienze musicali importanti che hanno sempre accompagnato non solo le solenni liturgie di questo periodo liturgico molto importante che ricorda il momento della incarnazione, della nascita del Signore, ma che esulando anche dalle celebrazioni liturgiche hanno fatto sì che esse rappresentino veramente quello spirito natalizio, quel portare il musica, il mistero, no? Del Dio incarnato in mezzo a noi. E penso che davvero un Natale senza di queste musiche tradizionali e non avrebbe quel misticismo, quella profondità di accoglienza anche nell'animo umano che solo la musica è in grado di saper dare. Lucia Pisarra, direttore del coro di Faggiano, della parrocchia di Faggiano. Beh, questa è la serata di gala, chiamiamola così, scherzo naturalmente, voglio dire è un momento importante perché qui si raccoglieranno i frutti di un lavoro intenso, perché questa sera, ripeto, si celebra così la serata con l'esibizione dei vari cori, però dobbiamo pensare a quanti sacrifici avete fatto in questi mesi per arrivare a un risultato del genere. Il risultato viene per l'appunto dovuto dai sacrifici, dalle attenzioni che si hanno per le loro
esigenze e le esigenze sono tante. I pensieri e le complicazioni anche sono tante, ma la soddisfazione di avere queste serate per loro, per il nostro coro, sono sicuramente soddisfacenti. Passiamo a Davide Cardea, che è appunto l'organista, un tecnico. Allora, parliamo di alcuni canti, alcune caratteristiche tecniche di questi cori natalizi. Allora, parlo in prima persona per quanto riguarda il nostro coro di Faggiano. Noi questa sera abbiamo accettato di ben volentieri di venire a cantare in questa manifestazione, ringraziando la signora Yolanda Lotta che ci ha invitati. Abbiamo deciso di rallegrare chi ci ascolta con la semplicità, perché molto spesso la semplicità rende la cosa ancora più bella, ancora più gioiosa. Infatti i tre canti che noi faremo questa sera, uno in particolare, se vogliamo anche per un certo dovere di ospitalità, è di un autore locale ed è dedicato al coro di Leporano, è una dedica proprio scritta sullo spartito originale. Gli altri canti invece sono canti della tradizione popolare, una schiera d'angeli, chiamiamola così, ma meglio nota come Gloria in Excelsis Deo, e poi un canto tradizionale tarantino, una ninna di pastori, proprio per non siamo campanilisti, però insomma dobbiamo ricordare le radici della nostra terra che sono tanto legate alle tradizioni natalizie. È emozionante, perché in chiesa ci sono emozioni diverse, ossia pronte per la comunità. Adesso è uno spettacolo, quindi comunque c'è un impegno differente. Sicuramente un impegno dovuto da tanti sacrifici e da tanto tempo. Paolo Tamburrano, direttore del coro di Talzano, cosa ci proponete questa sera? Allora, per questa sera proponiamo canti comunque dell'antica tradizione della pietà popolare del nostro cantautore e santo dottore della Chiesa, Sant'Alfonso de Liguori, appunto, che io ho sempre considerato il cantore per eccellenza della nostra Chiesa, con Quando nascette Ninno, proprio in linguaggio napoletano, e Fermarono i cieli, un antico cantico dove la Madonna contempla il bambinello appena nato. E come ultimo canto, Mistero di Natale, ovvero di uno più recente, più ultimo, diciamo così, dove ci spiega in maniera tangibile che cosa è accaduto all'interno della grotta e cosa i pastori vedono. È più sereno, che dovrebbe rasserenare gli animi di tutti quanti noi, lo sappiamo bene, no? Anche i canti che abbiamo ascoltato della tradizione cristiana, Sant'Alfonso, no? Ci dice esattamente con quanta dolcezza l'umanità dovrebbe prepararsi ad accogliere il Salvatore. Se dovessimo dire il segreto, no? È proprio qui, nel saper accogliere Gesù Cristo. Quando un uomo accoglie Gesù Cristo e mette nel suo cuore solo Gesù Cristo, tutto si rasserena. Il coro della città delle ceramiche, quindi ci spostiamo verso Oriente. Francesco Colonna, direttore del coro parrocchiale di Grottaglie. Ogni coro presenta delle sue specialità, potremmo dire dei suoi brani, che ovviamente hanno il minimo comune denominatore, che è appunto l'espressione del Natale. Voi in cosa vi cimentate questa sera? Noi abbiamo portato per questa manifestazione due canti di avvento, molto vicini comunque a Natale, e un canto della tradizione cattolica, sempre natalizio, quindi un canto dei Genverde come l'Aurora, Tu sarai profeta di Monsignor Marco Frisina, e In notte placida dell'autore francese François Couperin. Parliamo un po' del lavoro che c'è stato alle spalle. È l'età media dei vostri coristi?
Ah, consideri che il coro ha una storia di più di 40 anni, io lo dirigo, ho il piacere di dirigerlo da 10 anni, l'età dei nostri coristi si aggira intorno ai 60 anni comunque. Il lavoro è tanto, però quando si sta insieme comunque lo spirito di fratellanza rende tutto più facile comunque, anche durante le prove. Piccoli pensieri, tutto quello che è il mio pensiero musicale, tutta la mia vita all'interno della musica. Io questa sera vorrei parlare dell'esperienza del nostro coro e del nostro parroco Monsignor Pasquale Morelli. Il nostro coro è formato da due esperienze. Giuseppe Riccio, direttore del coro di Leporano. E allora, vediamo, stiamo passando un po' in rassegna, ci stiamo confrontando con i vari direttori, ognuno in rappresentanza del proprio territorio. Cosa offre Leporano? Cosa ci presenta? Sì, Leporano innanzitutto quest'oggi è rappresentata da due cori, Laudate Dominum e Jubilate Deo. Affronteremo un repertorio che riguarda il periodo dell'Avvento e il periodo del Natale, in particolar modo eseguendo tre brani del maestro Marco Frisina. Quanto tempo ci avete messo per prepararli? Diciamo, la preparazione dei nostri cori riguarda tutto l'anno con delle prove con cadenza settimanale. Diciamo, dei due cori, uno è stato fondato da me sei anni fa e quindi diciamo, tutto il frutto della preparazione di oggi riguarda 7 anni di lavoro, quindi un lavoro continuato e continuativo nel tempo. Quante unità siete? Il coro da quante unità è composto? Arriviamo sino a 50 unità, questa sera abbiamo una rappresentanza di quasi 40 elementi. Non so, che regalo di Natale è questo? Compleanno Natale, quindi è questo che volevamo fare. E io lo farò come un lavoro mio personale, quindi... Insomma, il 23 dicembre è il suo compleanno, quindi... 22, scusate. Quindi siete preavvisati, il 22 potrà accadere qualcosa da queste parti, ok? Tanti auguri a tutti. E allora... Umberto Iacca dell'omonima pasticceria, la sua attività imprenditoriale ha voluto essere vicina a questa iniziativa dei cori natalizi. Beh, siamo sempre di solito molto vicini a queste belle manifestazioni che servono a coinvolgere un po' tutto il territorio e che danno il piacere di avere un'armonia di festa in ogni casa. Certamente questi cori aiutano a percepire il clima natalizio. Beh, da sempre questi cori non fanno altro che dare quell'aria di Natale che è giusta per l'occasione. L'Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano sta svolgendo un ruolo, una funzione preziosa, quello appunto di assistenza e di servizio per la serata. Sì, è vero, praticamente noi svolgeremo un servizio classico alle persone che adesso sono qui, grazie anche agli altri rappresentanti della scuola, e faremo un servizio classico, pizzette, bevande, e speriamo di fare un buon servizio. Un modo per intrattenere i presenti. Sì, un modo per intrattenere i commensali, come chiamiamo noi, e vorrei anche dire che questa manifestazione è stata creata dal comune di Leporano contro i loro amministratori, quindi è stata una bella cosa. Termina qui questa parte di Polifemo dedicata ad uno degli eventi natalizi organizzati dall'amministrazione comunale di Leporano, quello appunto dei cori parrocchiali, un Polifemo particolarmente ricco che ovviamente doveva terminare con un qualcosa attinente al Natale, evento
fondamentale rispetto al quale ci stiamo avvicinando progressivamente. L'appuntamento con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, viva la Puglia Channel, e sulla piattaforma Sky, viva l'Italia Channel, canale 879. È tutto, alla prossima, a venerdì, ore 21, Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera. Quindi Zaira lo affidiamo nelle mani del maestro Riccio, che avrà cura poi di... Ah, ecco, giustamente.